ma dico tutti, gli amici, anche quelli che non frequentano queste bande di Maco TV, ho veramente l'opportunità, il piacere di parlare con Roberto Galanti, meglio conosciuto come console, lui è console della Moldova, ma in questo caso lo abbiamo bloccato per avere informazioni su un argomento di grande rilievo. Questo è un argomento che riguarda il camion, riguarda i trasporti, riguarda quel mondo che vediamo parallelo, che incontriamo per strada, quindi sentiamo tanti dibattiti. Qui parliamo del PMIA, che è proprio una federazione relativa agli autotrasporti, forse è la più importante a livello nazionale. Quindi, detto questo, abbiamo veramente il piacere di parlare con Roberto Galanti, al quale veramente poniamo delle domande semplicissime e anche un po' preoccupate domande, perché effettivamente adesso ci darà conferma, ci diamo del tu, caro Roberto, da una vita, non mi va di ridare del lei, per quanto voglio chiederti a nome di tutti e dei curiosi e non della situazione attuale che preoccupa, abbiamo seguito, abbiamo visto pure sul TG1 tempo fa in merito al problema delle autostrade, quindi toccheremo anche la nostra rete stradale e autostradale. Siamo un po' preoccupati. Io ti prego di dare qua agli amici di Maco TV più informazioni, anche semplici, magari dettagliate, perché veramente si teme che possa accadere da un momento all'altro qualcosa. Io ti passo il microfono. Grazie a Gino, grazie a Maco TV che è sempre attenta, anzi attenti, Gino e le sue attrezzature, alle varie problematiche, sia di carattere culturale. Ho seguito anche recentemente alcune belle interviste fatte. Certo, questo il compito che mi stai dando ovviamente è un compito molto difficile, perché parlare del trasporto anche a spot non è facile, perché i problemi ne sono tanti, però sicuramente possiamo dare già delle informazioni che possano rendere chiara la situazione in cui ci stiamo trovando e speriamo di no e di non doverci trovare da qui nell'immediato futuro. E i problemi sono tanti, partiamo da quelli storici, perché il trasporto ha problemi storici, ormai da museo, mai risolti, poi ce ne sono altri di estrema attualità. E spero di non dover tornare ai microfoni di Maco TV per parlare di quello che potrebbe accadere. Questo grosso modo è, come dire, il preambolo per quello che cercherò di spiegare in termini camionari, così ci capiamo. Ecco. Io sono segretario nazionale della Federazione dell'Autotrasporto, una delle tante, ovviamente, non pretendo di essere monopolico, quindi. Però insomma rappresento una buona, anche perché sono circa 33 anni che sono nel settore, quindi credo di conoscerlo abbastanza il settore. Ecco, quindi quelli storici sono dettati dalla poca capacità contrattuale del settore nei confronti di chi fortunatamente comunque ci dà del lavoro, il committente. Potere contrattuale determinato da una concorrenza sleale che ci si crea tra noi, no, tra noi, perché ovviamente qui non si gioca al giusto ma si gioca al ribasso, quindi chi offre il trasporto o chi chiede di poter trasportare a prezzi più bassi normalmente la vince, ma non è questo il sistema per poter fare e assicurare una certa qualità del servizio. Quindi ci sono i tempi di pagamento che peraltro fanno capo ad una direttiva comunitaria, qui mediamente un trasportatore quando va bene in cassa 90-120 giorni, significa che per 3 mesi, 4 mesi deve fare da banca, da deposito, da trasporto, di tutto. E ovviamente sono 3 mesi almeno in cui deve anticipare le spese. E poi sperando che quando si arriva poi al terzo mese o quarto mese, sperando di essere pagati. Quindi incertezza nei pagamenti, non tutte le committenze ovviamente, i tempi di pagamento, questi sono due. Lo scarso potere contrattuale del settore, quindi dei trasportatori nei confronti della committenza, si era cercato di risolverlo con la questione dei costi minimi per la sicurezza, che io ancora sono un temerario, continuo a difendere
rispetto forse a altri che ne parlano, ma non in modo incisivo. I costi minimi non sono altro che una specie di tabella, non la chiamo tariffa perché non è una tariffa, tabella dove si evidenziano quelli che sono i costi minimi del trasporto, senza considerare l'eventuale utile che comunque, essendo impresa, ci dovrebbe stare, quindi deve essere previsto, ma non vengono rispettati, perché c'è la norma che prevede, almeno prevedeva, poi combattuta, eccetera, eccetera, ma non c'è da parte del governo, dico io, l'obbligo al rispetto di questi costi minimi. E quando non c'è l'obbligo è un pochino come il topo quando non c'è il gatto balla. Ecco, quindi questa è la situazione. Questo è il primo dei grossi problemi. Primo step, sì. Poi questi sono quelli storici, ma ce ne sono altri, diciamo, questi sono quelli più evidenti. Poi ce ne sono alcuni che sono di estrema attualità, ci sono altri problemi che sono cronici, poi parleremo un attimino, accenneremo al problema dei disagi in autostrada, ma ci sono questi di adesso, ed è voce comune, ne parlano tutti, della carenza di autisti. Purtroppo i camion telecomandati non esistono, per cui c'è necessità di avere a bordo un autista che sia un professionista del volante. E purtroppo questi stanno calando un pochino come numeri di gente che si appassiona a questo, che è stato sempre, diciamo, un bel mestiere. Ecco. Perdonami se ti interrompo, perché sulla base di questa argomentazione, che comunque è mastodontica, si avverte un problema del reclutamento propriamente di questo, anche perché si dice molto che tanti autisti stranieri migrino, vengano da questa parte per poter lavorare, magari a un prezzo stracciato, magari possiamo dire tante altre cose, potremmo stare fino a stasera, ma se non c'è la manovalanza, va bene, il grande imprenditore a chi affida il proprio mezzo? Qual è il problema reale? Qual è quello superabile? Diciamo una cosa, sul fatto degli stranieri che vengono qui adesso, vengono qui come ditte, non vengono più come autisti, perché noi ovviamente li abbiamo aiutati, noi siamo bravi ad insegnare a tutti, quindi molte ditte che in Italia hanno usufruito dell'estero vestizione, perché ovviamente il costo del lavoro era inferiore, per cui arrivavano dai paesi dell'est maggiormente autisti, venivano qui a prezzi molto più bassi rispetto ai nostri. Poi con l'estero vestizione abbiamo spostato tutto sempre in questi paesi. E ovviamente, come io dico, faccio sempre l'esempio del barbiere. L'apprendista barbiere, a furia di tagliare orecchie e guance, alla fine impara e poi apre la sua bottega vicino magari. Quindi, e qui è accaduto questo. Quindi il fatto che molti di questi sono tornati nei paesi di origine, hanno aperto le aziende e tornano in Europa facendoci concorrenza proprio perché i costi sono più bassi, hanno creato questa lacuna di gente, di giovani che volevano inizialmente, adesso hanno più difficoltà ad approcciarsi al settore dell'autotrasporto. Per tanti motivi. Uno di questi sono i costi. Oggi un ragazzo che gli viene in mente di innamorarsi del settore della guida del camion parte già svantaggiato per i costi iniziali, per cui per avere le abilitazioni, le patenti eccetera, già parte da 7-8 mila euro prima ancora di avere la certezza poi di trovare lavoro. Uno. Due, manca la professionalità, ma questo è successo anche a noi da ragazzi quando giravamo con i nostri motorini, no? Ecco. Quindi prima di mettersi alla guida bisogna che ci sia esperienza, professionalità, perché il nostro comunque sia un settore altamente professionale e diciamo anche importante sia per la sopravvivenza che per l'economia. Io sempre scherzando utilizzo anche delle mie battute, noi trasportiamo l'economia. Cioè quando non si vedono i camion camminare si via l'economia è ferma, perché l'89-90% delle merci viaggiano su gomma. Non siamo fortemente innamorati di circolare su gomma noi, però non ci sono le alternative in questo momento qua. Per cui non so, io sentivo parlare dell'autostrada del mare, passatemi la battuta, ma io girando nelle dorsali adriatica e tirrenica i caselli nel mare non li ho mai visti, quindi... Poi sono anche i tempi, perché chi dalla Sicilia parte per fare i mercati a Milano, certo è che non possono viaggiare volando, devono camminare su strada. E i treni ovviamente potrebbero essere un'alternativa, però il problema è che l'Italia è molto bella, è lunga
ed è stretta, per cui quando si arriva al porto più vicino o alla stazione più vicina si deve scendere e da lì comunque bisogna circolare su strada. C'è il problema delle consegne, cioè, i problemi sono tanti, non è adesso così. Esatto, quindi, e poi sono uno conseguenza dell'altro, per cui io potrei anche circolare, salire sul treno, sperando che poi le infrastrutture permettano di passare nelle gallerie basse, perché altrimenti entriamo col camion, con la cabina, usciamo con dei camion cabrio, perché non c'entriamo nel... Esatto, quindi, ma, ripeto, questo è superabile e si sta già facendo tanto. Quindi, tornando ai ragazzi, partono con questa spesa iniziale. Poi vanno a cercare lavoro perché c'è carenza, ma non solo in Italia. Diciamo, il flash c'è stato dato dalla Gran Bretagna, che prima di altri ha evidenziato il problema della carenza di autisti. Ma è anche vero che noi abbiamo una grossa tradizione, proprio per effetto dello spostamento del 90% dei merci su gomma, e poi noi partiamo da qui per andare in Europa, per cui dobbiamo attraversare mezza Europa per andare in Inghilterra. E mancano proprio gli autisti. Ora domanda, il governo, ho sentito ultimamente che ha fatto, ha proposto anche di dare un contributo, mi pare di 1.000 euro, adesso posso sbagliare ma non è recessione, per aiutare a prendere le patenti necessarie per poter guidare. Quello che manca è la formazione, non quella sulla carta. Cioè bisogna mettere il ragazzo, permettere al ragazzo di mettersi al fianco di un autista esperto per poter capire un attimino come funziona, anche perché un'azienda che spende 200.000 euro per un camion, certo è che affidarlo al primo che arriva, per quanto bravo possa essere, ha un grosso rischio, un grosso pensiero. Quindi questo è un altro aspetto della problematica. Io ti devo interrompere, sai, perché sei estremamente cristallino, soprattutto per raccontare queste difficoltà che stiamo probabilmente maestatis incontrando. Ma forse adesso, in questo momento, un altro gravoso problema chiamasi costo del propellente. No? Quindi io, a parte noi utenti privati, incide senz'altro, ma non quanto possa incidere un'azienda che deve trasportare e fare la lotta al centesimo per quanto debba essere convincente nel vendere il trasporto. Quindi anche questa storia del prezzo. Cosa porterà? Porterà ancora una regressione? Perché se tutte le merci che viaggiano su gomma incontrano prezzi che lievitano, chi paga? L'ultimo? L'utente? Diciamo che l'ultimo è sempre quello che paga. No, il problema del carburante è un problema molto molto grave, molto serio. Forse molti non sanno che un camion ha un consumo di 1 litro per fare 2,8 km. Quindi insomma partire da qui per andare a Milano, per andare in Europa, cioè i costi sono elevatissimi. C'è stata anche la politica di poter cambiare i mezzi per scendere nel settore dell'ecologico, quindi io impropriamente lo chiamo i camion a metano, però chi lo ha fatto si è trovato innanzitutto ad avere un prezzo d'acquisto del mezzo esorbitante, però si pensava magari con i consumi, col costo della materia prima per poterli far camminare ci avrebbero dato una mano. Invece che è successo? Che il metano da 0,98, 0,99 litro o chilo, chiamiamolo come vogliamo, oggi è 2,20 euro. Quindi partendo da quel dato che ho dato prima, insomma i costi si sono triplicati. Per cui, e poi questo, in più c'è la questione dell'AdBlue, tanto per fare la rima. Perché l'AdBlue è un additivo che serve per i mezzi Euro 5, Euro 6, diciamo quelli pochino più avanzati, per poter camminare. Quindi non è un optional. È un elemento necessario, esatto. Cioè senza AdBlue i camion non si accendono, ma questo vale anche per le macchine. L'AdBlue, a parte che è quadruplicato il prezzo rispetto a prima, il problema è che non si trova, perché la derivazione è sempre dal metano, una delle componenti. Quindi non si trova l'AdBlue, quindi noi rischiamo, tu prima mi facevi la domanda dell'eventuale sommossa, qui non c'è da sommuovere in nulla, per il semplice fatto che se non si trovano soluzioni, ma questo non voglio neanche incolpare il governo, perché se non arriva non è che il governo va con la tanica in Russia e va a prendere il metano, però se non si arriverà a trovare una soluzione, o speriamo che si trovi naturalmente una soluzione, si rischia il fermo tecnico dei mezzi,
perché se non si trovano le materie prime, i camion si fermano. Cioè camion a vela o ad elica non esistono. Per cui ci troviamo in questa situazione. Io che sono notoriamente un pacifista, non sono uno di quelli che incita alla rivolta. Qui non c'è da incitare nulla. Qui il trasporto ormai è in terapia intensiva, secondo me, stante la situazione. Per cui credo che da qui a breve, spero, si possano risolvere almeno questi problemi dell'additivo e del costo del carburante. Continuo inesorabilmente, ignobilmente a interromperti. Però, viene spontaneo ricordare un episodio che è rimasto in mente a tutti, quella della Inghilterra. C'è stato un fermo generale e abbiamo visto dai TG, anche se i TG, insomma, bisogna un po' interpretarli bene, ma al di là di questo era visibile un problema logistico. Macchine che facevano la fila per il propellente, camion fermi, i negozi con metà fornitura di materie, di cibari, tutto quello che può essere il trasporto. E quindi non vorrei che noi, Italia, perché mi preme più l'Italia che l'Europa, noi dovessimo andare incontro a questa difficoltà. Quindi se la cosa comincia a essere cronica, arriveremo a questo problema? Questo proprio a fare proprio l'esempio del conto della serva. Cioè se i camion non camminano, certo è che ci saranno problemi anche di approvvigionamento, di alimentari, medicine, attrezzature. Ma questo l'abbiamo vissuto anche l'anno scorso nel periodo del lockdown, dove non siamo stati aiutati. Poi ci hanno detto che eravamo eroi. Noi in quel periodo lì abbiamo continuato a fare quello che abbiamo sempre fatto. Però c'era il problema che magari col fatto delle restrizioni non ci si poteva fermare negli autogrill. E quindi anche per le esigenze fisiologiche minime. Esatto. Quindi insomma questo è stato un problema molto serio. Eppur nonostante tutti i problemi abbiamo continuato a camminare e a cercare di dare il nostro contributo, perché il problema era di tutti, così come lo è oggi. Però se ci fermiamo, ma non ci fermiamo per volontà, anche se ci sarebbe argomentazione per arrivare a una protesta, che non auspico ovviamente, però se ci dovessimo fermare proprio per un fatto tecnico, i problemi sicuramente ci saranno e saranno anche abbastanza seri. Facevi prima l'esempio dell'Inghilterra. In Inghilterra avevo sentito che in mancanza di autisti, perché consideriamo che in Italia attualmente, oggi, mancano circa 25-26 mila autisti. Questo vale anche per gli altri paesi. Per cui c'è chi ha fatto bypassare il problema liberando l'ingresso anche a autisti extraeuropei. Però voglio dire, qui stiamo combattendo per disciplinare dall'altro lato, e non vale nemmeno tanto il fatto di utilizzare l'esercito, perché l'esercito ha ben altre cose da dover guardare. Quindi voglio dire, anche di supporto al settore sanitario, cioè pensare, ipotizzare a un militare che piglia il camion, anche se ha la patente, perché sotto al militare l'abbiamo fatto tutti, abbiamo preso anche le patenti per guidare gli elicotteri, insomma. Però voglio dire, ritorna il discorso del ragazzo che vuol partire e fare l'autista, cioè la professionalità. Quindi bisogna sicuramente, questo è l'invito che faccio al governo, anche al ministro dei trasporti e il suo entourage, di creare veramente la formazione concreta, vera, che a volte niente, lì bisogna incentivare. Ovviamente un ruolo devono averlo anche le associazioni di rappresentanza, pregandole e controllandole che effettivamente la formazione venga rivolta per lo scopo per cui viene proposta o prospettata, perché veramente adesso già è difficile pensare a noi di affidare la macchina al primo che incontriamo che non conosciamo. Immaginate un camion, perché c'è il rischio che l'incidente, un camion, per quanto voglia voler bene alla strada, se ha qualche problema anche non è che faccia carezze agli altri. Quindi è un problema anche di sicurezza, quindi mancando una formazione adeguata, al di là di quelli che sono i titoli abilitativi, è ovvio che ci serve proprio, è necessaria la necessità di poterli mettere in condizione di saper guidare un mezzo. Questo lo si può fare solo affiancando un autista esperto, abbiamo detto prima, e ovviamente che questo non gravi sul discorso dell'impresa.
perché già, ripeto, già i costi, quindi i prezzi, gli incassi sono proprio all'osso. Se poi aggiungiamo altre, oltre al carburante di cui abbiamo parlato prima, aggiungiamo altre spese, beh, io credo che la situazione possa veramente portare a comprimersi. Roberto, e beh, oddio, non ti nego, un po' di brividi sulla schiena sono venuti, nel senso, comincio, e spero che gli amici di Banco TV capiscano uguale, ad avvertire che ci sono seri problemi in arrivo, perché fino adesso viviamo sugli allori e stiamo andando discretamente, plurale maiestatis, però effettivamente l'idea che si possa affiancare al giovane, possa affiancarsi a un autista esperto, ma non solo, senza... come si dice, costruire scuole di formazione, si può fare direttamente durante il lavoro, sul campo, bravo, questo mi piace, questa idea. Allora a questo punto ti chiedo, poi passeremo sulle autostrade, sulla situazione della rete stradale, e magari poi concludiamo, ma ti chiedo, già sei stato chiarissimo, ti chiedo, tu hai da inviare un messaggio preciso, come facciamo finta non lo è, ma che ti sente il governo, che ti sentano le istituzioni, che ti sentono coloro i quali, dove in un certo senso potrebbero intervenire. Qual è la ricetta per poter, non dico avere vittoria, ma per poter ripartire questo volano ormai bloccato? Beh, intanto se non riparte l'economia, anche perché sento dire che c'è ripresa, io sono felicissimo, ma io girando non è che ne vedo tanta. E lo slogan, ecco, di auspicio è aiutateci ad aiutare, quindi questo è il discorso, perché ripeto, il problema è molto molto serio, è grave, cioè qui non è che è un problema di eutanasia, è un problema di proprio pratico, non potendo camminare i camion si fermano, quindi si rischia che i supermercati non abbiano più merce, possono avere una capacità di resistenza iniziale, voglio dire, no, per le scorte. Ma poi dopo, poi in questo periodo non è proprio dei più belli. Per cui io proprio veramente chiedo a tutti, soprattutto mi appello anche alla pazienza dei nostri cittadini, perché molti non conoscono il problema del camion. Per cui quando io ne parlo fuori e parlo così, cerco di parlare in modo più semplice possibile, c'è gente che sgrana gli occhi, perché i problemi non si conoscono, vedono sempre il camion come con l'autista tatuato, no? Una figura, esatto, ma dietro ci sono tante altre cose, ci sono affetti familiari che vengono a mancare, l'anno scorso c'è gente, autisti, che hanno vissuto all'interno delle cabine proprio per evitare i contatti, i contagi eventuali, perché non si sapeva ancora nulla, per cui non parliamo di marziani, parlo di persone. Per cui anche lì c'è la necessità di considerare l'autista come una persona che ci dà una mano. Verrebbe da dire il metano ci dà una mano, in questo caso non ce la dà, però insomma l'autista è quello che comunque ci permette di poter sopravvivere. Beh, guarda Roberto, è più che un messaggio, più che altro una, diciamo, una presa di conoscenza della situazione molto dettagliata, perché francamente noi che siamo... che utilizziamo le nostre vetture, sappiamo poco della questione realmente, la sappiamo in maniera indiretta, riflessa, e adesso la sapremo meglio, speriamo più tardi possibile, quando vedremo nei supermercati, nei negozi, uno svuotamento di merce. Allora lì forse sarebbe bene arrivarci prima di questo problema, quindi prevenire. Va bene, io direi di concludere sull'aspetto stradale. Ti abbiamo visto spesso sul TG1, dove sei stato interpellato più volte, soprattutto per il nostro tratto che ci riguarda, quello del Piceno, quello della costa adriatica, dove continuamente vediamo lavori in corso, intoppamenti, strozzamenti di strada, una cosa impensabile. Tu so che sei in contatto con le autorità, in contatto con l'istituzione, ma quando finirà questa storia? Proprio qui da noi, ma siamo sfigati, scusa il termine un po' goliardico, ma io anche il tratto Ascoli-San Benedetto, lo vediamo sempre sotto lavori, in continuazione, e tutti ci diciamo, ma porca miseria, ma perché questi lavori non si fanno di notte per alleggerire, snellire il problema del traffico? Ti passo sta patata bollente e poi...
poi chiaramente riprenderemo a breve questo argomento che è troppo scottante. La patata detta così è incandescente più che bollente. Ma il problema autostrade è un problema serio. Mediamente ho sentito da qualche associazione che rappresenta con le esigenze dei consumatori che ogni 15 chilometri c'è un cantiere. Ora noi abbiamo avuto l'anno scorso, torno all'anno scorso, al periodo di questa pazzesca stagione del virus, dove praticamente sulle strade non circolava nessuno. Con le gradazioni di colore ci hanno dato rosso, rosso amaranto, giallo ocra, eccetera. Per cui penso che al di là di tutto i lavori potevano essere fatti. Non tutti ovviamente, però si poteva lavorare in quel periodo. Oggi vedi strozzature e poi non vedi nessuno sulle strade. Ora non voglio entrare nel merito tecnico del sistema di lavoro, però insomma le persone che lavorano uno riesce a vederle. Poi se uno è ingegnere, se l'altro è manuale, ma le persone non se ne vedono tante in giro. E soprattutto lavorare magari di notte dove il traffico, quello normale, dovrebbe in teoria essere di meno rispetto al traffico dei mezzi pesanti. Ma quando uno non riesce a percorrere il tratto che ci riguarda, Porto San Giorgio, Grotta a Mare, che sono 20 km circa, e impiega e ci sono 15 km di fila, di coda, io penso che ne vale anche la questione dei tempi di guida possibili. Il camion non è che cammina quando e come vuole, ha delle norme che prevedono i tempi di guida e di riposo. Quindi se io devo fare 9 ore al giorno, le prime 4 ore e mezza, ma poi posso riposare 45 minuti, io adesso lo dico senza entrare nell'aspetto tecnico ovviamente, e in 4 ore e mezza io mi gioco 2 ore e mezza per fare 15 km, insomma capite bene che poi ne vale anche la puntualità nelle consegne, ne vale anche la sicurezza, perché poi questo mordi e fuggi, tocca, cioè, crea comunque uno stress, crea uno stress e soprattutto a chi non sul camion si trova in mezzo a queste cose qua. Quindi voglio dire, noi che siamo, io ho sempre detto come camionisti, i maggiori azionisti d'autostrade, perché, cioè, ma non vale nemmeno il discorso che avevo sentito che volevano fare e proporci delle riduzioni sui pedaggi, cioè, ma ragazzi, cioè, non scherziamo, qui parliamo di tempi di guida, che se non arriviamo nei tempi previsti dal contratto rischiamo che il destinatario, il committente, ci chieda anche i danni, quindi oltre al danno la beffa. Per cui ridurre e far risparmiare 3 euro su 60, adesso dico delle cifre così tanto per capire la portata del sistema, non risolve il problema, non lo risolve assolutamente. Per cui a noi non ci interessa risparmiare l'euro, ci interessa camminare. Noi vogliamo lavorare e lavorare nel modo più civile possibile. In questo caso qua, con tutto questo caos delle autostrade, poi peraltro quest'estate nella nostra zona che vive di turismo, no? La nostra bellissima costa vive di turismo, fortunatamente grazie all'abilità degli operatori, al nostro Padre Eterno che ci ha dato una bella stagione, ha permesso di poter tirare avanti. Però io credo che questo anche questo ho sentito, che i famosi weekendisti, quelli che si facevano il sabato e la domenica, prima di mettersi in viaggio ci pensavano, sapendo che poi nelle nostre tratte devono fare 3 ore di fila, insomma. I problemi sono tanti. Roberto, siamo arrivati a conclusione, io sono contentissimo di averti interpellato, scontento purtroppo sulle notizie che ci hai purtroppo dato, ma vogliamo essere un po' ottimisti, sperando che qualcuno ascolti, ma del resto tu già avrai pure il mal di gola per quante volte avrai detto. Quindi io proporrei di risentirci a breve, anche perché tu rappresenti una federazione di estrema quantità e qualità, no? Quindi sappiamo che sono tantissimi associati, quindi una marea di camionisti, di ditte e associazioni. Quindi io direi aggiorniamoci, quindi queste notizie sono utili per capire un po' il polso della situazione, chi meglio di te può darci la situazione. Quindi rimaniamo ottimisti, ti ringraziamo da parte della nostra redazione di Maco TV, vogliamo vederti da qui a breve, magari un pochino prima di Natale, dove tutti ci facciamo il segno della croce per sperare che le cose cerchino di migliorare. E tanto avremo modo di rivederci anche per altre tue attività che non sono
minori di queste, e parliamo del tuo consolato che rappresenti, dove non riesco a starti dietro per quante cose fai, e quindi ti ringrazio ancora a nome di tutti e vediamoci a presto. Quindi non ti dico buon Natale. Buon Natale lo dico io a tutti i simpatizzanti di questa TV, che invito a partecipare nelle visioni, perché Cino ovviamente fuori dal coro propone delle cose molto interessanti, per cui penso che sia una voce non fuori dal coro, ma spero che sia nel coro da solista, per cui questo sì, io spero proprio al prossimo incontro di poter dare delle informazioni che siano confortevoli, che siano anche di buon auspicio, e soprattutto che magari nell'aspetto proprio pratico possano essere tali da dire vabbè, qualcosa è stato fatto e possiamo sperare nel dopo Natale. Grazie davvero.